Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Doki Doki Rain Clouds. Andiamo subito avanti dall'ultima volta, non mi ricordo già dove eravamo. Oddio, cos'è questa cosa? Oddio, è stranissimo. Figo. Eravamo qua, tipo? Sì. Ok, praticamente Sayori stava considerando l'idea di dire al protagonista come si sente veramente, ma si immagina che lui le risponderebbe cose come dovresti essere grata di essere viva, oppure altre persone diciamo se la passano peggio. Solamente pensare a questo mi fa venire voglia di piangere. Ovviamente direbbe qualcosa del genere. Comunque, ecco il consiglio di Monica di oggi. A volte quando scrivi una poesia o una storia, il tuo cervello si fissa troppo su un punto specifico e se provi troppo a renderlo perfetto, allora non farai alcun progresso. Forzarti a scrivere qualcosa sul foglio e... Ah, ok, ti devi forzare a scrivere qualcosa sul foglio e poi puoi cancellarlo. Se mantieni la tua penna sullo stesso punto per troppo tempo, allora otterrai solamente una grande pozzanghera. Quindi se muovi la tua mano, andrai avanti e scriverai. Sembrano le parole della canzone finale. Quella là... In my hand is a pen that will write a poem. Che poi è anche la canzone di questa... Cioè, le parole della canzone che sentivi di sottofondo. È il mio consiglio per oggi. Grazie per aver ascoltato. Gai annuisce. Non penso che abbia veramente capito cosa lei intendesse. Le parole di Monica sono così belle. È naturalmente elegante, perché qualcuno come lei dovrebbe diventare mia amica? Vedo che Gaia cammina verso di me, sono certa che non si è interessata a parlarmi. Le sorrido comunque. Mi dà la poesia senza nemmeno guardarmi. Non ci siamo parlati per niente oggi. Odia veramente così tanto la mia presenza? La leggo. Ma che... No, raga! Non ci posso credere! Allora, se vi ricordate la tecnica con cui scrivevamo le poesie nel gioco originale... No, Peppelli, aspettate, devo rivederla. No, non volevo, vabbè. Se avete visto il modo in cui scriviamo le poesie nel coso originale, praticamente scegliamo delle parole da un elenco e in quella poesia sono letteralmente delle parole a caso in elenco, quindi letteralmente come se avessimo preso quelle parole e le avesse scritte così, e poi c'era un disegno stupido, quindi bellissimo. Cos'è questa? Sento come se ci fosse del potere che emana da questa poesia. Vorrei dire delle cose positive. Oddio, è molto bella Gaia. Mi piace tanto. Non sapevo che fossi una scrittrice così brava. Le parole mi scappano dalla bocca. Mi sento come una persona diversa. Sayori, stai sicuramente reagendo in modo spropositato. Non sono per niente una brava scrittrice. Non ho per niente idea di cosa sto facendo. Sembra che dopo tutto non ci abbia messo molto impegno. Ma è la poesia di Gaia. È per questo che voglio dire che mi piace. Beh, forse ecco il motivo. Perché non ho idea di cosa mi piace. È veramente quello che penso. Gaia non ride nemmeno con me. Scuote la testa e solleva un sopracciglio. Sei sicura che non ti piace semplicemente perché l'ho scritta io? Eh? Beh, sono sicura che ne sia parte. Penso di capire che capisci meglio... Ah, penso che... Di capire che... Che tu sia meglio di molte altre persone, ok? Non intendevo dirlo. Quindi quando ho letto la tua poesia, non è solamente una poesia. È la tua poesia. E questa la rende extra speciale. Come se potessi sentire i tuoi sentimenti.
Era veramente una cosa che mi veniva dal cuore, ma non so perché l'ho detto a voce alta. Sei veramente strana, Sayori. Mi sento come se mi avessi accoltellato. Infatti, il protagonista, raga, quanto lo odio. Cioè, per tutto il gioco originale ho detto che odiavo Monica. Però, più di Monica, odio questa faccia di cazzo. Perché, ragazzi, guardatelo. Cioè, lo odio così tanto, si è comportato da stronzo. Oddio, non si merita nessuna delle ragazze. Tutte le ragazze sono best girls, tranne Monica. E lui non se ne merita. Fa male. Anche quando dico la verità, non gli importa. Rido in modo patetico. Sono veramente felice che tu ne l'abbia scritta. Mi ricorda che tu sei ora una parte del club. Beh, ovviamente. Non mi piace ancora, ma non importa che. Non significa che romperò la mia promessa, vedi? In fondo non sei molto egoista. Sono io quella egoista. Provare nuove cose per le persone è qualcosa che solamente le brave persone fanno. Grazie, Sayori. Ovviamente so che sei unito solamente per le mie amiche. Mi odia così tanto. Ma allora perché mi piace stare con lui? Sta sorridendo. Perché sembra una cosa così bella. Va bene, allora. Ok, sì, perché lei ha detto farò in modo che tu ti diverta. Va bene, allora aspetto. Cioè, come dire, mi fido di te. Devo mostrargli cosa ho scritto. Il suo sorriso scomparirà. Ora leggi anche tu la mia poesia. Non ti preoccupare, non sono molto brava. Vedremo. Gaia la legge. Ha un'espressione divertente. Sta ancora sorridendo. Sayori, è solamente. Lo sto solamente indovinando, ma l'hai scritta solamente questa mattina? No, non posso dirgli che non mi sono svegliata tutta la mattina. Cosa direbbe? Mentirò di nuovo? Solamente un po'. Non puoi rispondere solamente un po' a una domanda con sì, a cui puoi rispondere solo sì o no. Il suo sorriso non c'è più. Mi sento terribile. Perché ho mentito? Sono così stupida. Mi sono dimenticata di farlo la scorsa notte. Beh, almeno questo. Come si dice? Mi alza un po' l'autostima. Non essere scortese. Ho comunque fatto del mio meglio. Non volevo dirlo. Non volevo dire che era una poesia brutta. È venuta fuori carina, o come dovrei dirlo? Sembri proprio te. Quindi non sospetta nulla. Mi vede ancora come una ragazza carina, generica. Davvero? Sembra divertita. Si sta prendendo gioco di me? Sì. Specialmente l'ultima riga. Ho fatto le uova ai toast. Bugie, bugie, bugie. Sempre. La mia vita è una bugia. Anche se hai fatto ritardo a scuola, come dovrei spiegare il fatto che sono in ritardo ogni giorno? Dopotutto, devo mantenere la stessa immagine. È sbagliato saltare la colazione? Beh, non posso proprio discutere. Comunque, grazie per avermela mostrata. È veramente divertente. Monica è la migliore. Perché l'ho detto? L'ho sentita ridacchiare dietro di me. Ah sì, ma la prossima volta non me ne dimenticherò e scriverò la poesia più bella di sempre. Beh, allora non vedo l'ora. Sembrava falso. Mi ridà la poesia e torna al banco senza nemmeno guardarmi. Sono noiosa, la mia conversazione non ha importanza. Non riesco a rendermi desiderabile, nemmeno con un atteggiamento falso. Rimetto la poesia nella mia borsa. Mi chiedo perché Gaia sia l'unica che abbia mostrato la sua poesia a tutti. Yuri e Natsuki iniziano a parlarsi tra loro e decidono di mostrarsi cosa hanno scritto. Spero che non dovrò mostrare la mia. Sembrano molto deluse l'una dall'altra. So cosa succederà tra poco e capisco anche la ragione.
cos'è questo modo di scrivere? Cosa? Hai detto qualcosa? Oh, non è nulla. Rimette la poesia sul banco. Sembra strana. No, sono solamente scortese. Cosa c'è che non va? Beh, è fantasiosa. Ah, grazie. La tua è carina. Sa perfettamente che Natsuki non vuole che le sue poesie siano descritte come carine. Perché lo fa allora? Gaia le sta guardando con un misto di confusione e divertimento. Carina? Hai completamente mancato il simbolismo? È chiaramente riguardo il sentimento di mollare. Come fa a essere carino? Natsuki è arrabbiata ora e Yuri sta facendo l'innocente. Da quando Gaia si è unita, c'è un po' di tensione fra queste due. Vogliono entrambe fare colpo. La parte peggiore è che sembra che ce la stiano facendo. Perché non riesco mai a ottenere la sua attenzione? Non voglio arrabbiarmi con i miei amici per farlo. Lo so, voglio dire solamente che il modo di scrivere. Stavo cercando di dire qualcosa di carino. Vuoi dire che devi sforzarti per trovare qualcosa di carino da dire? Grazie, ma non mi è sembrato molto carino. Beh, ho un paio di suggerimenti. Se stessi cercando suggerimenti, avrei chiesto a qualcuno a cui è piaciuta. E alle persone è piaciuta comunque. A Sayori è piaciuta, bugiarda. Non me l'ha nemmeno mostrata. Era così concentrata su Gaia. Mentire per il tuo interesse va bene, ma perché mentire per fare colpo su qualcun altro? È un colpo basso, e anche a Gaia è piaciuta. Quindi, basandomi su quello, ti darò io degli suggerimenti. Prima di tutto, scusami, apprezzo l'offerta, ma ho passato un sacco di tempo come si dice, per trovare il mio stile di scrittura. Non mi aspetto che cambi presto, a meno che lo decida io. Era una risposta passiva-aggressiva, ma sembra che Natsuki appunto sia ferita. Queste due si stanno comportando in modo strano, alla fine è colpa mia, non avrei dovuto portare Gaia. E anche a Gaia è piaciuta la mia poesia. Mi ha detto anche che era colpita. Gaia sembra confusa. Penso che siamo in una situazione simile. Natsuki si alza e stringe i pugni. Non voglio che succeda, non l'ho chiesto. Perché non possiamo semplicemente andare d'accordo? Seppellisco la faccia nelle mani. Non sapevo che stessi cercando di colpire il nostro nuovo membro, Yuri. Cosa? Non è quello che io... Sei semplicemente... Yuri si alza. Sembra veramente piena di tutto. Penso che anche Gaia stia cominciando a preoccuparsi. Voglio solamente andarmene. Non mi sento più in pace. Forse sei solamente gelosa che a Gaia piacciono più i miei consigli dei tuoi. E come fai a sapere che non abbia apprezzato più i miei? Sei così piena di te? No, no, per favore smettetela. Non posso fare nulla per cambiare la situazione. Sono così inutile, è colpa mia. Io no. Se fossi piena di me stessa, avrei cercato in tutti i modi di rendere tutto quello che faccio super carino. Anche lei sta mentendo e sta andando fuori strada. Non si comporta come si comporterebbe di solito. E tutto questo solamente per colpire Gaia. Proprio come Natsuki. Natsuki sembra che stia per dare un pugno a Yuri. Dovrei provare a calmarmi. Forse ce la faccio. A calmarle, scusa. Non mi guardavo nemmeno. Mi sento veramente... Mi vergogno veramente. Anche in quel tipo di situazione non riesco a essere utile. Beh, sai cosa? Non sono io quella a cui le tette sono cresciute magicamente appena Gaia ha iniziato a venire al club.
è così difficile sopprimere le mie lacrime. Stava andando tutto bene prima di adesso. Perché devono andare. Devono mandare tutto a monte. Natsuki? Beh, Natsuki, quello è un po'. No, riguarda te. Provo a usare l'attenzione che ha preso Monica per fermarle. Non penso. Ah, non mi piace litigare, ragazze. Ancora una volta loro mi ignorano. Sono patetica. All'improvviso Natsuki e Yuri si girano verso Gaia. Se provano ad attaccarla, sono troppo debole. Sta provando solamente a farmi fare una brutta impressione. Non è vero. Ha iniziato lei. Se lei potesse. Vabbè, ok. Praticamente litigano. Voglio andare a casa, voglio dormire. Anche gli incubi non sono brutti come questo. Vabbè, praticamente è lo stesso litigio che hanno avuto nel gioco principale. Voglio urlare, perché non stanno zitte? Sono stanca del loro comportamento. Gaia non merita di stare qui a sentirle. Se non trovo modo per calmarle, allora proverò io finché non ci riuscirò. Non voglio che si infastidisca da questo. Se devo ferirmi per lui, lo farò. Beh, Gaia esita un po'. Mi guarda per un secondo. So chi chiederà aiuto. Yuri. Ah, no. So chi aiuterà. Yuri, sei molto talentuoso. In fondo cercavo. Mi aspettavo che mi chiedesse dell'aiuto. Pensavo che. Però, stessi dalla parte di Natsuki. Ma Natsuki ha ragione. Penso che. Quindi alla fine ha deciso di difendere Natsuki. La apprezza così tanto. Non dovrei pensarci. Ha fatto la sua scelta. Ma sembra che il mio cuore sia andato a fuoco. Penso che. Ok. Vabbè, dai ragione a Natsuki. Gaia ha peggiorato le cose. Sta provando di comportarsi in modo responsabile. Ma sta solamente dalla parte di Natsuki in questo modo. Per favore, fai qualcosa, Gaia. Natsuki, penso che sia abbastanza. Mi sento un po' sollevata. Ma è stata così scortese con me. Sta provando a continuare a litigare. Lo trova divertente. Non sa quanto può far del male a comportarsi in questo modo. Capisco che potrebbe non avere una vita facile, ma le dà il diritto di ferire le persone con le parole. Scrivere è una cosa molto personale e mostrarlo a tutti può essere difficile. Sembra che abbiamo imparato questo oggi. Anche le piccole critiche possono portare a qualcosa di molto, come si dice, di molto acceso. Quello che ha detto era molto bello. Mi guarda da oltre la spalla. Senza nemmeno notarlo, annuisco. Sì, quindi non dovete sentirvi minacciate. Sei una scrittrice meravigliosa, Natsuki. Mi odia così tanto. È troppo carino però per mostrarlo apertamente. Natsuki è molto imbarazzata. Gaia si gira verso Yuri e sembra molto ferita. Vorrei poterle dare un abbraccio. Yuri, non osa guardarlo. Perché mi vedo come Yuri in questo momento? Gaia le sorride, l'ammiro molto, sta provando a renderla felice. Io sono qui e non faccio nulla. Sono sicura che Natsuki non intendesse quello che ha detto. Non devi sentirti minacciata. Beh, se lo dici te, Yuri sembra molto ferita e il petto mi fa male. Non devi scusarti per me, Gaia. La cosa riguardo.
fa un respiro profondo e dà un'occhiata intorno alla stanza. Non vuole guardare Yuri negli occhi. È un po'... è un po', diciamo... è bello vedere che la tensione fra loro se n'è andata. È tutto molto più pacifico. Ero così spaventata che il club non sarebbe tornato alla normalità. Ma è così difficile scusarsi. Ok. Non intendevo dire quella cosa sulle due tette. Ok, le guardo di nuovo. Vedere la faccia triste di Yuri. Voglio fare qualcosa. Sì, sei naturalmente bella, Yuri. Sayori? Cosa ho appena detto? Sono stupida, sono veramente stupida. Non ha aiutato, era semplicemente stupido. Mi odio. Odio le cose che dico. Andrò a fare del tè. Gaia mi guarda con freddezza. Voglio scusarmi. Non sono sicura che le accetterà, però. Dopotutto, ho appena rovinato le sue fatiche di sollevare tutti. Stavo provando solamente ad aiutare. Mi rivolge un sorriso. Sembrava molto delusa. Sono sicura che l'abbia apprezzato, Sayori. Mi dà un colpetto sulla spalla. E all'improvviso tutto ha un aspetto migliore. Non so come descrivere quello che sto provando, ma è così strano. All'improvviso Monica inizia a parlare. Mi ero completamente dimenticata di lei per un momento. È semplicemente rimasta lì a guardare. Però ha provato ad aiutare. Beh, ora che abbiamo superato anche quello, tutti hanno letto le poesie degli altri. Guardo la mia borsa. Non so nemmeno cosa ci farò. Probabilmente la brucerò e basta. Spero che sia stato bello per tutti, specialmente per te. E ad essere onesta, è un bel cambio di ritmo da quello che facciamo di solito. Non sono d'accordo con Monica. Forse è questa la ragione per cui mi piace questo posto. Sono d'accordo con Monica. Forse questa è la ragione per cui mi piace questo posto, perché non ci sono obblighi. Ma scrivere una poesia ogni giorno mi ricorderà quanto sono senza talento e farà più male. Ok. Va bene. Non sono d'accordo con te, Monica. Non è la cosa più importante del club di letteratura. La cosa più importante è divertirsi. Ok, allora io direi di concludere qui questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. È un po' più corto del solito, però vabbè, dai, c'ho poco tempo, perché è tardi. Quindi lasciate un like, un commento se vi è piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!